Con grande orgoglio abbiamo ricevuto l'invito da parte del Dipartimento delle Politiche Europee per partecipare alla conferenza sull'Europa, conclusione degli Stati Generali, un evento nazionale di altissimo livello che si è svolto a Palazzo Brancaccio a Roma. Grande emozione nel vedere i nostri studenti, in particolare quelli della quinta B di accoglienza turistica dell'Istituto Alberghiero di Poppa Rozzi a parlare del futuro dell'Europa. Era l'unica scuola selezionata durante gli eventi che si sono tenuti a Teramo, grazie al presidente Filippo Lucci, che vogliamo ringraziare di cuore per aver dato alla nostra scuola questa opportunità. È davvero una grande soddisfazione, un orgoglio per noi come consorzio, ma anche come Regione Abruzzo e come città di Teramo, poter, diciamo, dare un contributo di così alta rilevanza istituzionale in un contesto in cui ieri erano presenti a Palazzo Brancaccio il presidente Tajani, il ministro degli esteri Di Maio, il sindaco di Roma, le grandissime personalità. E anche in quel caso abbiamo avuto la forza e anche il privilegio di portare una scuola teramana all'istituto di Poppa Rozzi, con tutti gli studenti che si sono esibiti, unica scuola in Italia. Davvero siamo soddisfatti perché queste cose aiutano la crescita delle istituzioni e la crescita dei territori. È quello che noi vogliamo ed è la missione del Consorzio Punto Europa.